per confondere i forti. Così l'Apostolo Paolo sintetizza la sapienza del Signore Gesù, che noi ritroviamo nell'annuncio delle beatitudini, a partire dalla prima, che è al centro della nostra meditazione in questa Quaresima. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Il testo che l'Evangelista Matteo propone di questa beatitudine adopera per indicare i poveri l'aggettivo ptokos, da cui è derivato nel linguaggio italiano il termine pitocco. È un termine che indica veramente il miserabile, che non ha alcun bene essenziale e sente l'afflizione del bisogno ed è privo di ogni importanza sociale. Nel linguaggio greco del tempo era un'altra la parola che veniva adoperata per indicare i poveri, proprio per distinguerli dai ricchi. Nella mentalità del mondo classico il povero è colui che deve lavorare. Chi deve lavorare per vivere non è un ricco. Eppure questo termine, che era comunemente adoperato nella lingua greca del tempo, compare una volta sola nel Nuovo Testamento, mentre per 34 volte ricorre quell'aggettivo che poteva sembrare pesante alle orecchie greche del tempo, ptokos. La traduzione che è stata fatta all'inizio della esperienza cristiana avvenne per opera di persone non competenti, che avevano però nelle orecchie la traduzione greca dell'Antico Testamento. E così hanno adoperato proprio quel termine che nei 70 veniva usato in grande abbondanza per tradurre l'espressione ebraica Hanawim, che indica non semplicemente coloro che hanno pochi soldi, ma soprattutto coloro che hanno la consapevolezza del proprio limite e nutrono un atteggiamento umile nei confronti del Signore. È molto probabile che nella proclamazione in lingua semitica originale Gesù abbia adoperato questo termine, Hanawim, che i primi cristiani, dovendo tradurre in greco per far comprendere alla grande maggioranza della popolazione il messaggio, rese con tokoi. La scuola di Matteo saggiamente si rese conto che era un termine non propriamente adatto e quindi aggiunse quel complemento di limitazione o di relazione, poveri in spirito, che è fondamentale per comprendere il senso della beatitudine. Anche se è un'aggiunta rispetto al testo più arcaico e forse alla formula utilizzata da Gesù stesso, è questo elemento che caratterizza la povertà, secondo Gesù. Quindi, facendo riferimento allo spirito, si pensa alla mente, al cuore dell'uomo. Non significa povero di spirito, ma significa chi ha lo spirito povero, chi ha una mentalità creaturale che riconosce il proprio limite. In questo senso, la povertà è di coloro che sono consapevoli della propria debolezza. Dobbiamo riconoscere, infatti, che nel periodo che precede il Nuovo Testamento, dopo l'esilio, i testi biblici dell'Antico Testamento
quando parlano di povertà intendono proprio questo atteggiamento spirituale e morale. Invece, nell'epoca più antica della tradizione biblica, il concetto aveva una connotazione più sociale ed economica. Sono i profeti i primi che parlano dei poveri, denunciando i meccanismi che rischiavano di rovinare delle persone. Il primo profeta scrittore, Amos, alza la voce insieme ai suoi contemporanei, Osea, Isaia, Michea, per denunciare l'atteggiamento dei proprietari terrieri che sfruttavano i poveri. In un periodo di grande prosperità sociale, i piccoli, i deboli rischiavano di essere ridotti sul lastrico. E proprio in difesa di questi poveri alzano la loro voce i profeti. Giudicano negativa questa posizione violenta di sfruttamento dei piccoli. Minacciano rovina e punizione da parte di Dio e attendono il giorno del Signore come momento di giustizia. Ricordiamo dal profeta Amos una delle parole più forti con cui rimprovera i potenti del suo tempo, dicendo che hanno venduto il giusto per denaro e il povero per un paio di sandali. La vita di un uomo viene equiparata al costo di un paio di scarpe. Per un debito così, un uomo può essere venduto come schiavo. Calpestano come la polvere della terra la testa dei poveri e fanno deviare il cammino dei miseri. In tribunale riescono a guidare i processi in modo tale da far condannare il più debole che non riesce a corrompere i giudici. Con una immagine straordinariamente potente, Amos presenta l'intervento di Dio che minaccia quella società opulenta. Vi farò affondare come un carro carico di grano. Avete presente nell'antichità un carro di campagna dove c'è stata una abbondante mietitura di grano e quel carro è colmo in modo enorme e tornando a casa le ruote affondano nel fango. Sembra che Dio stesso schiacci la mano su quel carro carico di beni perché affondi. Avete venduto il povero per un paio di sandali, ma in quel giorno, termina questo splendido poema iniziale il profeta Amos, il più coraggioso tra i prodi fuggirà nudo, dovrà lasciare tutto quelle ricchezze per poter mettere in salvo la vita. I profeti difendono i poveri perché la tradizione della Torah, i grandi codici della tradizione legale di Israele, difendeva i poveri. Abbiamo molti esempi nell'Esodo, nel Levitico, nel Deuteronomio di leggi antiche pensate proprio per difendere il diritto dei poveri. Il Deuteronomio in modo particolare insiste su questo aspetto, teorizzando che in Israele non ci dovrebbe essere nessuno bisognoso. E se capita che qualcuno è costretto a indebitarsi fino a vendersi come schiavo, al settimo anno ci sarà il condono dei debiti. Non sappiamo se venisse effettivamente applicata questa legge,
come nel 50° anno del Giubileo doveva essere restituita la terra ai primi proprietari. Ma questa legislazione serviva proprio per far percepire la necessità di aiutare il debole. La legge di Dio sta dalla parte del povero e comanda di non raccogliere tutto il grano, ma i bordi del campo lasciarli perché mieta il povero, e non tornare indietro nella vendemmia, dimenticare qualche grappolo perché il povero possa passare a raccogliere qualcosa per sé. Gli orfani, le vedove, i forestieri erano l'emblema della povertà, e nella tradizione narrativa di Israele, soprattutto legata al Deuteronomio, c'è un poema che riassume questa idea ed è messo sulle labbra di Anna, la madre del profeta Samuele, che come donna umiliata, offesa, una povera nello spirito, ringrazia il Signore e lo celebra come colui che rende povero e arricchisce, abbassa ed esalta, solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero per farli sedere con i nobili e assegnare loro un seggio di gloria. Il Signore rialza il povero. I sapienziali riprendono questa tradizione e contrappongono spesso ricchi e poveri. Raccolgono l'insegnamento morale invitando i ricchi ad essere generosamente virtuosi nel aprire la mano al fratello povero, e denunciano anche la povertà perché spesso è il risultato di pigrizia, ed esortano i poveri alla laboriosità. Il Coelet, nella sua sapienza disincantata, commenta: meglio un giovane povero ma intelligente piuttosto che un re vecchio e stupido. Dopo l'esilio, il popolo di Israele, come dice Sofonia, è rimasto un gruppo umile e povero. Sono i poveri della terra. È un gruppetto misero che non ha più un ruolo sociale, non conta di fronte al mondo. Ed è proprio in questo resto umile e povero che matura una sensibilità teologica sulla condizione povera dell'uomo e attesa di un Messia povero, capace di fare giustizia. Lo annuncia Zaccaria. Ecco, viene a te il tuo re, giusto, vittorioso, umile e povero, cavalca un asino. Gesù andò a cercare proprio un asinello per rappresentare visivamente la sua adesione a quella visione messianica. Esulta, figlia di Sion, perché viene un re non a cavallo di un destriero bianco, ma su un asino, come un povero contadino. Eppure è lui il giusto e il vittorioso. I salmi, in modo particolare, riassumono tutte le tradizioni teologiche dell'antico Israele, e i Cassidim, che sono gli autori del Salterio, si identificano con gli Anawim, i poveri del Signore. Diventano quasi una categoria sociale, una categoria religiosa. Molte volte chi prega nei salmi si considera povero. Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, perché io sono povero e misero. Io sono povero e bisognoso, di me ha cura il Signore. Io sono povero e debole, dentro di me il mio cuore è ferito. Io sono povero e solo, Dio affrettati verso di me. I salmi sono la preghiera dei poveri in spirito, sono proprio coloro che riconoscono la debolezza creaturale della loro condizione. Non sono
uomini poveri, ma riconoscono di essere poveri uomini e si affidano al Signore e attendono il futuro Messia che come figlio del Re porterà la salvezza e la giustizia. Giudicherà i tuoi poveri secondo il diritto, ai poveri del popolo renderà giustizia, salverà i figli del misero, libererà il misero che invoca e il povero che non trova aiuto, avrà pietà del debole e del misero, salverà la vita dei suoi poveri, li riscatterà dalla violenza e dal sopruso. È proprio in questa prospettiva che si colloca la presenza del Messia Gesù, che annuncia di essere stato consacrato dallo Spirito per portare la bella notizia ai poveri. Dunque, i poveri del Signore, secondo la tradizione biblica, sono coloro che riconoscono di dipendere dai doni degli altri, dall'aiuto che viene da Dio. Non sono autonomi, autosufficienti. Ed è proprio l'atteggiamento degli Anawim, di coloro che anziché essere afflitti e abbattuti per questa condizione di debolezza, confidano nel Signore e lo attendono con cuore disponibile. Qui sta la radice della beatitudine che il Signore proclama. Paradossalmente viene unita povertà e felicità, ma la felicità non sta nell'essere poveri, ma nel fatto che il regno dei cieli è vostro. Dio è dalla tua parte, sei fortunato, non devi diventare povero, lo sei. Sei un povero uomo, beato te, non puoi nasconderlo, non devi nasconderlo, riconosci quello che sei. Dio è dalla tua parte, questa è la bella notizia, questo è il Vangelo della povertà. E noi lo accogliamo con fiducia, sapendo che Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti e vogliamo stare dalla sua parte, il giusto vittorioso che viene umile e povero. Vogliamo essere come Lui per accogliere veramente il Vangelo della felicità.